Ale. Numero d'emergenza, pronto? Buongiorno, c'è stato un incidente qua nella galleria di Camastra, sull'autostrada. Sì, mi dica una cosa, l'autostrada in che direzione è? Lato Palermo, Messina-Palermo. Direzione Palermo, quindi? Sì, direzione Palermo. Allora, il tratto qual è? Santo Stefano? No. Il tratto di strada dell'ultima uscita, qual è che lei ha visto? Il ragazzo. Signora. Qua che galleria è? Il 118. Prima di Santo Stefano di Camastra, dell'uscita di Santo Stefano di... Prima del Santo Stefano, dell'uscita di Santo Stefano di Camastra, è la galleria. È Reitano? No, io l'ho visto, ero di dietro, a loro. Signore, quindi il tratto è Reitano-Santo Stefano di Camastra? Sì. Un attimo solo, ci sono persone incastrate? No, fortunatamente credo di no. Un attimo solo. Pare di no, ma dov'è la persona? E l'ho vista scendere col bambino. Lei si chiama, signore? Io... Le passo l'emergenza sanitaria, va bene? Ok. L'ho vista scendere con il bambino in mano. Signore, le passo le forze dell'ordine, va bene? Io l'ho vista di qua. Camminava con il ragazzo in mano. E dov'è? Perché io sto chiamando l'ambulanza. Signore, guarda, le passo le forze dell'ordine. L'ambulanza è stata allertata, va bene? Ok, va bene, grazie. Sto passando le forze dell'ordine. Polizia, operatore 33. Operatore 1512 della CUR Palermo, siamo sulla A20 direzione Palermo, tratto Sant'Agata Militello, Santo Stefano di Camastra, parlate. Sì, è la polizia, l'operatore 33. Sì, buongiorno, c'è stato un incidente qua prima della galleria di Santo Stefano. Fra poco manderemo un'altra telefonata. Allora, avete ascoltato. Quest'uomo dice c'è stato un incidente. Una donna è uscita dalla macchina con un bambino. Per cui questa testimonianza, che è agli atti, che è una telefonata molto importante, racconterebbe di come Viviana, la figlia del signor Gino, fosse uscita da quella macchina con un bambino. Fra poco ascolteremo il resto di questa telefonata, perché a un certo punto vedete che la linea è caduta. Gino, tu eri a corrente di queste testimonianze? È la prima volta che le ho sentite. Si sente più. Allora, Maurizio. Maurizio Ricordari, nostro inviato, sta seguendo sì. Il caso. Allora, questa telefonata chiaramente è un pugno allo stomaco per un padre che è in diretta, la sta sentendo insieme a noi, l'ho sentita anch'io per la prima volta oggi. Sono telefonate importanti che racconterebbero come Viviana sia uscita con il bambino quel giorno. Ora non si sa se quel bambino aveva già perso la vita per l'incidente o meno. Maurizio, prima il nostro inviato, poi Cinzia Tani. C'è un dato che è emerso, che è legato proprio alla tipologia di incidente. Quello che raccontano le perizie, le indicazioni che sono arrivate sin qui è che non si è trattato di un incidente banale, come si era detto in un primo momento. Dunque, che i due mezzi erano in movimento, lo era la macchina di Viviana, lo era anche il mezzo che si è scontrato con la macchina di Viviana. Quello che è accaduto esattamente naturalmente sarà importante sia per capire se ci sono state conseguenze sul bambino e se il bambino in questo incidente ha subito degli impatti, ma anche e soprattutto per capire la reazione successiva, allora, che poi Maurizio, è il motivo per il quale questa telefonata sì. Maurizio, questa telefonata io chiedo alla regia se me la rimandano in onda così leggiamo bene, perché ad un certo punto giustamente Don Bruno dice che questo testimone avrebbe detto che il bambino l'ha uscito, ecco, no, io l'ho visto, ero dietro a loro, ok, leggiamola un attimo perché è molto importante. Sì, ecco, adesso vediamo, un attimo solo, ci sono persone incastrate? No, fortunatamente, credo di no, non ci sono persone incastrate. Dice, dov'è la persona, no? E dice, l'ho vista scendere con il bambino. Aspetta, che leggiamo bene questo perché è fondamentale. Passo l'emergenza, l'ho vista scendere con il bambino in mano, eccolo qua. Allora, l'ho vista scendere con il bambino in mano, non per mano,
Camminava, eccolo qua, camminava con il ragazzo in mano, non per mano. Quindi forse allora attenzione, in mano, non per mano. Poi vediamo, finiamo di leggere, sto passando le forze dell'ordine, adesso parla con un operatore, l'operatore 33 della Polizia di Stato, ecco, ripete dove sono. C'è stato un incidente prima della galleria di Santo Stefano, dice quest'uomo. Sto rileggendo anche per il papà, perché il papà Gino, che è collegato con noi, non li aveva mai sentite, sì, né mai viste. Aspetta che finiamo. Diceva lato Palermo, Messina Palermo. Vediamo di finire questa telefonata. Adesso ne manderemo in onda un'altra. Ripeto, telefonate mai sentite fino ad oggi. La famiglia le sta sentendo in diretta con noi. Ecco, qual è il ragazzo? Vedete qua che galleria è, ricorda appunto il 118, prima di Santo Stefano di Camastra, uscita di Santo Stefano. Vediamo se ridice di nuovo che ha visto Viviana uscire dalla macchina con il bambino. Dice di nuovo che non ci sono persone incastrate, vabbè, questo di nuovo hanno rimandato il rullo, perfetto. Allora, dicevi Cinzia? Sì, allora bisogna capire, ha ragione Don Bruno, nel senso bisogna capire se questa persona ha sbagliato a dire in mano e voleva dire per mano, esatto. Oppure ha sbagliato a dire in mano e voleva dire invece in braccio. Secondo me però la discrepanza sta in questa persona che dice subito vede il bambino, comunque lo vede il bambino, e l'operaio invece che arriva e lui dichiara di aver visto la donna uscire ma non aver visto il bambino. Allora io mi sono fatta un'ipotesi. Secondo me Viviana è scappata da quell'auto perché si sentiva minacciata da qualcuno. Io non voglio accusare nessuno, ma sapete quando c'è un incidente grave che la persona che esce magari dalla macchina colpita può inveire? Secondo me forse questo operaio è corso verso Viviana per dire ma che ha fatto? In quel momento lei si è spaventata, visto anche il suo stato d'animo fragile, ed è fuggita dall'auto. La cosa strana è che l'operaio ha dichiarato più volte di non aver notato il bambino. Come fai a non notare un bambino quando noti la mamma che esce? E quando abbiamo sentito adesso da questa telefonata che è chiaro che il bambino c'era, quindi o per mano o in braccio il bambino c'era, mentre l'operaio dice che non l'ha visto, quindi l'operaio ci deve dire la verità. Secondo me c'è qualcosa che non torna, secondo me. Allora adesso fra pochissimo rimanderemo il resto di questa telefonata, che è fondamentale per le indagini. Abbiamo il papà in diretta e l'avvocato Cozza, anche, che buono, in collegamento. Signor Gino, lei che cosa pensa sia accaduto a sua figlia con Gioele? Che idea si è fatto? Allora, lei poco prima ha spiegato, diciamo, il fatto come è avvenuto, e concordo con lei ciò che ha detto. In quanto dopo l'incidente bisogna vedere cosa avranno detto le due persone che hanno avuto l'impatto. Se è stata minacciata di parolacce, ecco. Bravo, di sicuro lo hanno fatto, perché questi signori qua sono stati già interpellati, però dichiaravano che avevano il lavoro da fare, se hanno la coscienza pulita non devono temere di nulla. Invece queste persone qua non rispondono ai vari giornalisti o chiunque li vuole interpellare, si rifiutano. Lei ha il dubbio che dopo l'incidente sostanzialmente qualcuno le abbia detto qualcosa, queste persone le abbiano detto qualcosa, lei sia scappata impaurita, spaventata? Impaurita di loro, delle due persone. Dice giustamente Cinzia. Non, si vede che non erano affidabili. E lei ha preso il bambino e è andata via, per proteggere se stessa e il bambino più che altro. Allora sentiamo gli altri ospiti. Valeria De Gioia. Sì, prego Gino, continui. Una volta entrato in quel bosco lì, come io ho detto al signor procuratore, è entrato in una stanza buia.
e non sappiamo cosa sia successo lì. Allora, sentiamo il magistrato. Allora, queste persone, questi guidatori di autisti che erano dentro il mezzo contro il quale è avvenuto l'incidente, contro la macchina di Viviana, dice il papà che secondo lui sarebbero scesi e avrebbero iniziato ad insultare Viviana, Loro. Che a quel punto si è spaventata e avrebbe preso il bambino, come dice questa testimonianza che abbiamo appena sentito, e l'avrebbe portato via all'interno del bosco. Allora, qui abbiamo un dato oggettivo, sono stati sentiti gli operai. La vera novità del caso è rappresentata dalle testimonianze dei due operai, che hanno fatto emergere una situazione particolare, cioè un incidente più importante di quello che si era detto all'inizio. E un altro aspetto mi ha colpito, hanno parlato di una frenata che ha preceduto l'impatto. E questo è curioso, perché tutti, diciamo, muovono da una convinzione di un suicidio di questa donna. Però diventa incompatibile il frenare, cioè il salvarsi, con poi un'intenzione suicidaria successiva. Questo è un piccolo aspetto che mi colpisce. Quello che è stato detto da Cinzia e poi rilanciato in collegamento, non si può escludere, perché comunque quella situazione nasce da un incidente stradale su un tratto autostradale importante, l'incidente, quindi non ci sono, io non ho motivo di parlare di minacce che siano state o di insulti, ma tutte le situazioni sono aperte, quindi dovrà essere acclarato questo aspetto che è importante. La telefonata che invece avete mandato voi in onda con il testo che mi ha colpito tanto, perché io non avevo... Non è finita, adesso mandiamo un altro pezzo. Non l'avevo vista, quella invece diventa dirimente, perché si parla di persone che hanno visto il momento cruciale, che non è tanto quello dell'impatto, quanto quello della fuga dall'autovettura, e potrebbe questa persona che ha chiamato essere sentita. Ricordiamoci che quando vengono chiamati i numeri di emergenza esiste un registro nel quale viene acquisito il numero della persona chiamante, dovrebbe essere, non so se è stata già sentita per spiegare due aspetti fondamentali. Il primo, se c'era una dinamica come quella ipotizzata adesso, sì, tutta da acclarare, cioè di una fuga da qualcuno. E l'altro aspetto importante è il profilo che metteva in evidenza Don Bruno, cioè quando si dice in mano si intende per mano, e quindi tecnicamente, capito. Perché se in mano inteso come per mano vuol dire che il bambino era in vita e anche in buone condizioni di salute. Se invece il bambino è stato portato in braccio, l'altra tesi che si è profilata in passato, certo, di una morte antecedente o addirittura una morte causata dall'impatto stradale potrebbe rimanere ancora in piedi. Beh, questo sarebbe gravissimo, sì, però, perché io in tutto questo trovo assolutamente irrazionale, illogico che di fronte a un incidente grave, tanto più se ci fosse un bambino ferito che viene portato in braccio, poniamo che fosse ferito, tu intervieni, tu dai una mano, e se il bambino non è ferito e vedi una donna, comunque la prima cosa razionale che si fa in un incidente è avvicinarsi, certo, per vedere è accaduto qualcosa, dobbiamo poi metterci d'accordo con le compagnie assicurative, cioè è irrazionale tutto quello che è accaduto, è illogico, c'è un qualche cosa che non risponde alla logica, perché tu di fronte a un incidente la prima cosa tu assisti, tanto più se c'è un bambino, se c'è un bambino, e in secondo luogo, ammesso che tu dica non si sono fatti niente, dici mettiamoci d'accordo per risolvere il problema. Qua c'è un qualche cosa che manca proprio nelle dinamiche. Sarebbe poi interessante sapere se questo signore che ha segnalato si è fermato e ha parlato, perché potrebbe essere, certo, un dramma dell'indifferenza. Allora, Gino, c'è la dottoressa Parsi qua. Vuoi intervenire? Poi faccio intervenire la dottoressa. Fra poco manderemo in onda questa seconda parte della telefonata. Ripeto che nessuno ora ha sentito, per cui l'ascolterà insieme a noi in diretta per la prima volta. Gino, vuoi intervenire? Dica quello che voleva dire. Io? Sul discorso che facevano nello studio, quindi legato anche all'intervento, le persone che sarebbero intervenute. Ah, bene. Allora, volevo spiegare. Io ho lavorato per 38 anni sui mezzi pubblici. Pertanto io so come è avvenuto l'incidente lì, l'ho sempre pensato. Allora lì dove è avvenuto l'incidente c'è una semicurva. Sì. Se andavano in parallelo sia il camioncino che l'auto,
il camioncino, facendo la semicurva, si è allargato e è andato a agganciare l'auto di mia figlia. Allora dovremmo avere la frenata che ha fatto è stato quello. Dovremmo avere le fotografie anche dell'impatto, perché quelle che abbiamo mandato la settimana scorsa, rimandiamole così. Sono impressionanti, peraltro. Sì, concludi Gino, stiamo vedendo le foto della macchina. Allora, quando si guida con serietà, non bisogna lavorare né col cellulare e né chiacchierare. Si può chiacchierare, ma bisogna fare attenzione alla guida. Queste persone qua o erano distratti e si sono allargate con la forza centrifuga della semicurva, si sono allargati, dopodiché mia figlia ha frenato, però ha lasciato il piede dal freno e ha proseguito, ha rallentato in pratica. Sì. Poi si sono agganciati, non lo so com'è. Dunque, finiamo di ascoltare. Dopo l'incidente. Sì, dopo l'incidente, tu pensi che Viviana sia andata appunto con il bambino? Ora allora, non si sa, dopo per l'incidente, mano. Questo. Dimmi, Gino, dimmi. Di sicuro queste due persone, non so quant'erano, se erano due, tre o quattro, non lo so io, non c'ero. Però questo di sicuro l'hanno minacciata. Cosa hai fatto, signora? Così, cioè. In pratica volevano la ragione, che è stata lei a toccare loro, insomma sono venute parole, e l'avranno minacciata, lei si è spaventata più che altro, non per se stessa ma per il bambino, ed è scappata, è andata dunque, via. Dunque, allora fra poco manderemo in onda questa telefonata che ascoltiamo per la prima volta in diretta televisiva. C'è l'avvocato Cozza che è appena arrivato, buongiorno, è il legale della famiglia Parisi, buongiorno avvocato. Allora, volevi parlare con Gino? Guarda, volevo soltanto Gino, dire... c'è Maria Rita Parsi qui, un medico, una psicoterapeuta, una dottoressa. E, ecco, raccontiamo il momento di quell'impatto, potrebbero essere arrivati degli insulti a Viviana. Ecco, in io... quel momento Viviana una... avrebbe reagito... prendendo il bambino e portandolo via. Allora, se la ricostruzione è quella che hanno accennato, che hanno fatto Cinzia Tani, che hanno sottolineato Don Bruno, sì, che anche il magistrato, io credo che è molto importante comprendere che una persona che fa un incidente con un bambino nella macchina va accudita immediatamente. Cioè tu non puoi, attenzione, lo dico perché, non perché è una donna e un bambino, ma soprattutto perché un incidente di questo genere, al di là chi l'ha determinato, deve creare la condizione di non indifferenza. Se fosse come dice il papà, è un dramma dell'indifferenza, dell'incuria, della mancanza di sensibilità, della mancanza di empatia, che è un dramma già più grande di quello che si è determinato. E questa donna, se si è sentita o sola o perseguitata addirittura o non riconosciuta o affrontata, avrà o cercato di salvarsi o di mettere in salvo il bambino, ho cercato di coprire, attenzione, c'è tutto un pregresso, se ho capito bene, c'è un discorso per cui si era allontanata lasciando il telefono a casa, non dicendo di questa... Quindi probabilmente la serie di meccanismi tra la preoccupazione del fatto di aver fatto un'azione di questo genere, poi di aver avuto proprio l'incidente, mentre andava, attenzione, a fare una scoperta, mentre andava a cercare qualcosa che spiritualmente per lei era una specie di apprezzamento della bellezza. Ecco, io vorrei dire che tutti questi elementi dovrebbero essere tenuti in considerazione, e uno però in particolare, che se c'è dietro un'assenza di assistenza in una situazione di questo genere, mamma questo mia, è veramente una vergogna, come le tante vergogne brava, civili. Brava, sì. Dunque, Gino rimani collegato, avvocato, anche sì, lei rimanga collegato, ascoltiamo dunque la seconda parte di questa telefonata. Sentite, quella mattina al 112 arrivano diverse segnalazioni. Sentite. Gino, sei collegato, eh? Numero d'emergenza? Sì, buongiorno. Senta, volevo segnalare che c'è stato un incidente. Eh? Autostrada Messina-Palermo, all'altezza di Santo Stefano di Camastra, in una galleria, non so se... Direzione Palermo o direzione Messina? Verso Palermo.
Ascolti, lei ha visto la macchina incidentata? Ha visto se ci sono persone dentro? C'erano persone. È probabilmente un camion. Sì. È un autocarro, probabilmente anche questi di manutenzione che è andato a sbattere. Sì. Sì, io ripeto, non so dirle se ci sono o meno feriti perché ho dovuto sgomberare e quindi sono andato avanti e... Ok, ma lei ha visto proprio l'incidente, signor... Sì, io l'ho visto l'incidente, era neanche 100 metri davanti a me questa, ma questo praticamente ha perso il controllo, è andato a sbattere proprio sulla parte destra a velocità, ha fatto un piccolo testa coda, poi le macchine ci siamo fermati, ma poi abbiamo dovuto sgomberare. Certo, certo, certo. Sì, sì, quindi siamo andati avanti, non le so dire perché qualcuno si è fermato. Allora, facciamo una cosa, signor, io le passo... Sì. Io le passo il 118, va bene? E lei parla con loro, così poi si allertano tutti. Sì, sì, va bene. E quindi lei non segnala più. E invece lo svincolo che aveva passato era, mi ha detto? Allora, Sant'Agata di Militello, tra Sant'Agata e Santo Stefano. Ok, le passo il 118, attenda in linea. Sì, va bene, arrivederci. Avvocato, quest'altra telefonata... Io, la prima volta che... porterebbe a pensare, perché è veramente sì. Un mistero quello che è accaduto quel giorno, ma queste testimonianze sono fondamentali, andrebbero sentiti tutti sì. Per capire se quel giorno da quella macchina Viviana è scesa con un bambino in braccio o un bambino per mano. Avvocato. Sì, stavo dicendo buongiorno a tutti. È la prima volta che ascolto queste, questa telefonata, queste conversazioni. Ci dà degli elementi importanti. Innanzitutto il bambino era ancora in vita, la prima cosa. Seconda cosa, l'incidente avviene in galleria. Noi abbiamo incaricato l'ingegner Monfredda, il quale ha fatto già una ricostruzione, parla di una dinamica che dà ragione a Viviana, qualcuno, insomma, gli operai tagliano la strada, c'è una traccia di frenata di 2 metri, quindi l'impatto, come avete detto voi, non è un impatto banale, l'incidente è importante e ha potuto scaturire in Viviana alcune reazioni, cioè ad esempio quella di portare via subito il bambino dalla galleria e metterlo in sicurezza. Poi succede qualcos'altro e non lo sappiamo, sicuramente credo che sia gli operai che le persone che erano lì presenti sono state già sentite, non abbiamo avuto modo di poter acquisire questa documentazione, però ripeto, si comincia a ricostruire quello che avviene nell'immediatezza. Ricordiamoci tutti che la vicenda di Viviana è stata sin da subito caratterizzata dall'ipotesi dell'omicidio suicidio e la parte dell'incidente era stata un pochino, messa da parte. Ma è proprio da lì che bisogna partire, è proprio da lì che bisogna approfondire, tant'è che la Procura ha ben compreso anche l'importanza di questa parte di evento, tant'è che ha nominato degli ingegneri per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. Bisognerà capire cosa riferiscono, perché da quello che ho potuto comprendere gli operai sembrerebbe, utilizzo il condizionale, che non abbiano visto il bambino e parlano solo di una donna, però tutto quello che avviene dopo, il bambino viene portato, visto. Il bambino c'è e il bambino viene ritrovato poi successivamente, quindi il bambino era con Viviana in macchina. Come è possibile che averlo visto il bambino? È il primo, è lì, ha appena avuto l'impatto, quindi è lì a pochi metri. Vede una donna che esce, scappa e non vede un bambino, che invece vede uno che stava 100 metri indietro. Dai, e telefona per dirlo. Quindi secondo me intanto escluderei il suicidio di Viviana, perché come ha detto il papà, una che frena per salvarsi la vita non si va a suicidare. Quindi dopo è successo qualcos'altro. Io penso che non c'entra neanche il traliccio, non c'entra niente, c'è stato qualcosa dopo. Ma se lei fugge o col bambino per mano o col bambino in braccio è perché lei si sente minacciata e inoltre insisto, il furgone è stato esaminato 2 settimane dopo, mentre hanno requisito la macchina
macchina del marito e di lei 2 settimane dopo, quando già era stato riparato, avevano già tolto le gomme, sostituito lo sportello. Questo era veramente grave. Vediamolo, che le foto del furgone ce le abbiamo. Allora, il furgone di cui parla Cinzia è questo qua. Ecco. Questo, no? Ecco. Sì. Allora, da questa fotografia si evince il colpo e l'impatto. Dove sarebbe avvenuto, avvocato? Mi aiuti lei, visto che abbiamo la foto in diretta. L'impatto, l'impatto, ci sono delle immagini, perché il nostro ingegnere ha partecipato alle operazioni peritali. Sì. E l'impatto è avvenuto sulla corsia di sorpasso di Viviana. Sicuramente Viviana frena per evitare l'impatto e dopo non riesce a farlo, e c'è invece la collisione con questo mezzo. Voglio dire questo: siccome l'incidente non è lieve ma è importante, dobbiamo capire se l'autopsia, insomma, se gli accertamenti medico-legali ci potranno dare una mano in tal senso. La vedo difficile, perlomeno per quel che riguarda il bambino, ma bisogna capire che conseguenze ha avuto, e successivamente bisogna valutare anche che tipo di reazione ha potuto scaturire in Viviana. Sulla condotta degli operai bisognerà anche cercare di acquisire le dichiarazioni. Questo, la persona che chiama il 112 è qualcuno che vede, quindi arriva nell'immediatezza e potrà anche descrivere in modo preciso la condotta posta in essere dagli operai subito dopo l'incidente. Quindi credo che ad oggi bisogna soltanto avere un po' di pazienza e poi acquisire queste dichiarazioni e da lì valutare, perché stiamo facendo tantissime ipotesi, ma poi l'importante, lo spezzone, diciamo, che ci interessa a noi dopo l'incidente è capire come mai Viviana viene rinvenuta lì dove è stata poi ritrovata e per quale motivo non è stata nell'immediatezza fermata o non gli hanno prestato le cure. Però l'incidente, ripeto, vedete le immagini, l'incidente avviene ad una velocità di 70 km, 80 km orari e i mezzi sono in circolazione, quindi stanno camminando. Noi avevamo avuto delle informazioni completamente sbagliate all'inizio di questa brutta vicenda, e la questione dell'incidente era stata messa accantonata da parte e considerata poco. Questo è un mio parere, Gino, ma va approfondita e va ricostruita in modo molto molto dettagliato. Ci potrà dare delle informazioni anche rispetto a quello che è avvenuto dopo. Gino, all'inizio è stata anche offesa a tua figlia, no? È stato detto che non ci stava con la testa, non ce lo dimentichiamo. Però tutto quello che sentiamo adesso è un po' diverso da quello che è stato detto prima, no, Gino? Sì. Il gioco di denigrare le vittime. Purtroppo adesso ne parliamo. Non si possono. Le persone, prima di giudicare, dovrebbero lavarsi la bocca con l'aceto, perché chiunque può dire delle scemenze, perché sono tutte scemenze quelle che hanno detto. L'avvocato, le persone serie, Eleonora, dicono cose serie. Le persone che sono di poco conto dicono solo fesserie. Hanno solo calunniato mia figlia, che omicidio, suicidio, poteva farli in galleria, guarda. Andava contro lì e suicidarsi. Non c'era bisogno di andare, come dicono, sul traliccio o via dicendo. Poteva farlo a casa, aveva una terrazza da 10 metri di altezza, poteva buttarsi giù. Allora è evidente che quel giorno è successo qualcosa, Viviana. Ma la prova del nome. Lei quel giorno lì, se non aveva l'incidente, sarebbe ritornata a casa, avrebbe fatto da mangiare a Daniele e al suo bambino. Aveva già preparato tutto, il pranzo. La cosa che mi ha colpito, purtroppo, se posso dirlo, Eleonora, sì, adesso facciamo finire un attimo, Don Bruno, fai finire il papà un attimo, scusami. Purtroppo prego. È avvenuto quel incidente
che poi questi signori qua, se hanno la coscienza pulita, possono spiegare, certo, benissimo. Se io sono pulito, non ho paura di niente. Allora, io ne ho fatti incidenti perché portavo sia il tram che il bus, ma più che altro col tram. La prima cosa che facevo quando scendevo, andavo a vedere se la persona era ferita, che stava bene. A me della macchina non me ne frega niente, la macchina si può comprare, la vita no. Bravo, don...